Vorrei capire una domanda. Per esempio, se io faccio un vaccino, magari 2 giorni, 3 giorni mi sento debole, mi sento altre cose nel mio corpo, perché noi facciamo i vaccini ma non sappiamo i dosi, magari il dottore può dare tu un vaccino sbagliato. Poi dopo chi sarà il responsabile? Se ho avuto una malattia o una cosa nel mio corpo, faccio un vaccino poi dopo mi sento debole, chi sarà il responsabile? Io aggiungo una domanda che forse sarebbe il caso, mi sembra, di parlare di cosa vuol dire, cos'è il sistema immunitario brevemente, ma spiegare anche questo, cioè il fatto che noi ci ammaleremmo sempre se non avessimo sviluppato questi famosi soldatini rispetto a un sacco di malattie, no? Però a volte ne arrivano di nuove su queste e per questo c'è il vaccino. Allora, spiegare cos'è il sistema immunitario, se qualcuno vuole ci troviamo lì dopo, è qualcosa, qualcuno a quattro occhi, in pochi glielo spieghiamo, non possiamo tenere 50 persone questa sera, tentare di spiegargli cos'è il sistema immunitario. Io qualche anno fa qui ho fatto delle lezioni quali non veniva quasi nessuno e ho spiegato cos'è il sistema immunitario. Punto. Se Don Roberto giusto vuole facciamo un altro incontro per spiegare cos'è il sistema immunitario. Per quanto riguarda le complicanze post vaccino che ci sono, ma sono minime rispetto ai vantaggi che il vaccino dà. Punto. Questo è sicuro e fuori da ogni dubbio. Può venire un po' di febbre, può venire un po' di gonfiore, ma è conveniente fare il vaccino.